viscere alla brace, e fiaccole danzanti, lamelle dondolanti, sul dorso della chiesa fiammeggiante. Vino, bancarelle, terra arsa e rossa, terra di sud, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente si rinfischia in un vento, e continente si rinfischia in un vento. Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa, e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo. E il ballo dei sandite non mi passa, oh, il ballo dei sandite non mi passa. La desolazione tira nella sera, se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era ammorzata. Vecchi giovani pizzicati, vecchi giovani pizzicati, dalla taranta, dalla taranta, dalla tarantolata. C'è chi chiude, c'è chi apre, c'è chi stringe, c'è chi stringe, c'è chi abbraccia e poi ti scaccia. Il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. E dentro il cerchio del voodoo mi scaravento, e li vedo che la vita è quel momento. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passo, scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. Scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. Anni di balli alla danza delle spade, fino allo squarcio rosso d'alba. Nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta o mi sospetta. Il curato non se ne cura, il ragioniere non ragiona, Santo Paolo non perdona. No, il ballo dei Samete non mi passa, oh, il ballo dei Samete non mi passa. Questo è il male che mi porto da 30 anni addosso, fermo non so stare in nessun posto. Rotola, rotola, rotola il masso, rotola addosso, rotola in basso. Il muschio non si cresce su quel sasso, e il muschio non si cresce su quel sasso. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passa. Le notti si consumano, ecco iniziano i tremori della taranta, della taranta, della tarantolata. Buonasera a tutti, Radio Roma Futura, questo è Notizie e Approfondimenti del sabato di oggi 31 maggio, in diretta dalla sede centrale di Montesacro, vi parla Maxi Morgante e Davide Di Carlo, buonasera a tutti e a tutte. Buonasera a tutte e a tutti, precisiamo. Senti, com'è lo slogan di oggi che abbiamo coniato? Noi mettiamo cosa? Noi ci mettiamo la passione, voi ci mettete le orecchie. Perfetto, e appunto per passione diamo l'annuncio di domani. Domani dalle 13 Gas San Martello non si svolgerà a Roma, ma si svolgerà direttamente sul loco, cioè
sulla pista del Mugello, perché i nostri inviati Giacomo Bellecchi, detto Santiago della Bonita, e il nostro Giuseppe Livero, come ti chiami? Ah, Pietro Giuseppe Liverotti, detto Pere, invece saranno lì al Mugello per raccontarci, Davide, questa grande giornata del motociclismo italiano. Esatto. E noi partiremo alle ore 13 con un collegamento prima della gara. Poi spero che Giacomo ci faccia sentire il rombo del motore della moto del professore Valentino Rossi, ma anche quella di Jorge Lorenzo o di Marc Marquez, insomma, ecco. E poi dopo il rombo del motore sentiremo. Scusami se te correggo, ma è il dottore, no il professore. Ah, il dottore, ma io sono ignorante quindi in materia, quindi non so esattamente come sta. So solo che Marc Marquez e Jorge Lorenzo sono due grandi aficionados del Barça. E poi ci sarà successivamente Born for Race, la puntata. Ah, quindi si fa domani Born for Race. Credo di sì. Perfetto. E se non erro, poi correggimi se sbaglio, subito dopo, nel tardo pomeriggio, andrà la diretta dell'iniziativa. Sì, esatto. Quindi... Esatto, vediamo se domani 1 giugno, anche il 2 giugno, visto che è la festa della Repubblica, esatto. E che quindi c'è una ricorrenza. Ricordiamo che ieri c'è stato nella Casa della Cultura del Quinto Municipio, presso Villa De Santis, una bellissima iniziativa organizzata dall'ANPI, ma anche da altre associazioni antifasciste del Municipio 5, come la Bottega dei Gordiani, come Punto di Svista, eccetera. E cui Radio Roma Futura. Come? Radio Roma Futura. E Radio Roma Futura l'ha seguita, vi ha registrato e o domani, vediamo, ve lo diciamo a fine trasmissione, o direttamente il 2 giugno verrà trasmessa per intero. Allora Davide, io direi di cominciare questa trasmissione, perché noi qui a Montesagro abbiamo anche degli ospiti in loco, poi cerchiamo anche di fare dei collegamenti telefonici, e come ormai i nostri radioascoltatori ci hanno cominciato a conoscere, perché dici come ci hanno cominciato a conoscere, visto che gli ascolti sono sempre migliori, noi andiamo ad analizzare e approfondire le notizie di questa settimana, e in particolare le notizie che noi abbiamo dato, quindi in particolare da Roma e in particolarissimo dai municipi 3, 4 e 5, cioè da Roma Est. Io partirei subito invece di partire da lunedì, partirei da questo fine settimana, inteso come giovedì e venerdì, perché c'è stato nell'intervista che abbiamo fatto sia mercoledì al vicepresidente del terzo municipio Gianna Ledonne, sia giovedì all'assessore al bilancio e servizi sociali del quinto Alessandro Rosi, sostanzialmente tutte e due ci hanno parlato del bilancio e ci hanno parlato di questo bilancio che dovrebbe insomma, è partito l'iter e dovrebbe poi arrivare a fine mese alla conclusione. E su questo nel municipio 5 c'è qualcosa, no? Eh sì, esatto, c'è stato un comunicato del presidente Gianmarco Palmieri che dice in poche parole che ci saranno degli importantissimi investimenti sul territorio. Se vuoi Max, io vado con leggere il comunicato. Allora, dopo l'incontro in Campidoglio con la giunta capitolina e i presidenti dei municipi, quindi anche Paolo Marchione che poi sarà qui con noi, per il bilancio dove viene presentata la rimodulazione dei fondi per Roma Capitale, il presidente del municipio Roma 5 Gianmarco Palmieri dichiara: sul nostro territorio ci saranno importantissimi investimenti. I fondi per la Prenestina Bis, per la valorizzazione delle vie monumentali del parco di Centocelle, per la riqualificazione del mausoleo di Villa Gordiani, per la messa in sicurezza del sottosuolo nella zona di via Buie d'Istria. E quindi importantissimi investimenti, come ha dichiarato Gianmarco Palmieri, e uno fra tutti, visto che comunque io provengo da quella parte che è l'ex settimo municipio, che è la Prenestina Bis, che è un'opera che bene o male molti cittadini stanno aspettando da tantissimo tempo. E per quanto riguarda la riqualificazione del mausoleo di Villa Gordiani, questo magari potrai dircelo tu qualcosa in più, visto che comunque provieni da quel territorio.
È il parco di Centocelle, quindi si affronta anche il tema del parco di Centocelle, tema che comunque nel nostro programma V per Quinto più volte ne abbiamo discusso, quindi sembra che anche riguardo al parco di Centocelle qualcosa si sta muovendo. Possiamo dire che è pure grazie a noi? Beh, io direi proprio di sì, che qualcosa si sta muovendo, è stata, ricordiamo, poi l'affrontiamo dopo. È stata la bella intervista che tu hai fatto martedì per V per Quinto con Vale Roma. Sì, per... un estratto dell'intervista che poi è andata a finire anche sul giornale lungotevere.net, ricordiamo. E poi ne parliamo. Sì, un giornale che comunque sembra che sia nata una collaborazione tra di noi con loro. Beh, quindi ieri hanno ripreso anche una notizia che affronteremo dopo del Municipio Quarto, in cui a Sette Cammini non si farà più il centro di accoglienza, è stata ripresa da lungotevere.net e su questo ringraziamo Valerio Valeri che ci sta anche dando una mano con la trasmissione La Tana dei Lupi qui su Radio Roma Futura. Volevo chiudere la questione invece su via Buie d'Istria, perché a Villa Gordiani, nel particolare dove sono site i lotti delle case popolari, sono almeno 20 anni che l'amministrazione sta lavorando affinché mette in sicurezza il sottosuolo, perché lì ci sono enormi cavità che in questo momento ancora tuttora mettono comunque non a rischio la sicurezza, però quantomeno danno dei problemi di stabilità, in particolare delle strade, quindi anche del manto stradale. Siamo arrivati quasi alla conclusione dopo quasi 20 anni di lavori, e questo è un grande traguardo che è merito, insomma, delle amministrazioni capitoline che hanno preceduto questa, ma questa comunque poi lo va a chiudere. Io Max, se ti fermo un attimo, sì, vorrei rispondere un attimo a Alessandro Raimo, perché oggi ha commentato, sì, poi è un nostro collaboratore volontario, perché ricordiamolo, Radio Roma Futura, abbiamo detto, si muove grazie alla passione di tutti i volontari, è una radio autogestita e anche autofinanziata. Esattamente. E quindi è giusto comunque questa cosa ricordare anche che si può ascoltare tramite il sito www.radioromafutura.altervista.org o sulla pagina Facebook Radio Roma Futura o su Twitter @ Radio Roma Futura, tutto attaccato. Rispondiamo un attimo a Alessandro, che oggi sul post, sulla pagina della radio, ha scritto che i grandi investimenti sì, ma sempre solo nei grandi quartieri come Centocelle e Villa Gordiani, mai per quelli un po' più periferici. Sandro lo sa perché lui è un cittadino rusticano. E alla Rustica ci sono i fondi, sono stanziati e che sono bloccati dal patto di stabilità, oppure stanno aspettando che qualcuno dia sta spinta, per esempio, certo, compensazione DAB, e così si possa portare avanti le opere. Lo sa, era forse magari perché voleva un pochino mettere di pepe nella amministrazione municipale. Penso che sia anche giusto. Poi casomai vediamo un attimo di approntare qualche collegamento telefonico. Io intanto andrei in una pausa musicale, vediamo un po' che cosa ci hanno preparato al di là dell'acquario. Oggi stiamo qui a Montesagro, quindi al di là dell'acquario noi ringraziamo sempre chi ci segue e ci supporta a livello tecnico. Ecco, Somebody to Love dei Queen, visto che poi questa settimana nella trasmissione Sound Good, dillo tu in inglese che lo sai meglio di me. Sounds good. Sonido bueno in spagnolo. Nella trasmissione di Tiziana sono passati Queen, quindi trasmissione che è andata anche molto bene. Molto bella, poi per gli appassionati insomma è stata bella. No, vabbè, tutte le trasmissioni legate a Sounds Good vanno veramente bene, perché comunque sono ragazzi preparati sulla musica, e quindi quando capita ascoltate, si parla dei gruppi musicali con Tiziana, si parla di musica, di qualsiasi genere di musica con Lorenzo e Valerio. Quindi ragazzi, quando volete, il giovedì c'è questa nuova con Mirko Ippoliti sul reg. C'è anche quella di Pietro, si parla delle etichette discografiche. Delle etichette discografiche italiane dagli anni 60 agli anni 80. Quindi ci diamo da fare. E poi non ci dimentichiamo, perché lunedì c'è Sirius Track con Pietro Liberotti, che io sono stato ospite questa settimana per passare.